Buongiorno ragazzi! Ciao! Oh. Ciao, ciao! Buongiorno! Come Nuovo state? giorno! Ma come siamo, Anna? Siamo giallo arancione, siamo in palette! Siamo in palette. Ah, ragazzi, oggi faremo il test dell'MBTI. Marco, sei pronto? Sì, ma no, in realtà non No. sono pronto, perché io non sono pronto per niente, perché se poi scopro che non sono compatibile con Gio, che succede oggi? Ci dobbiamo lasciare? Allora, già intanto è tanto che riusciamo a fare il test, capire le compatibilità mi sa che non siamo Ah, abbastanza. c'è la tabella, c'è la tabella. Anzi, c'è una tabella per capire le compatibilità, E c'è no? Oh mio patata. Dio, oh mio Dio. No, dobbiamo fare tutto bene, scusa. Adesso oggi facciamo il test insieme a loro, ma riesci a mettergli il link in chat così magari lo facciamo tutti insieme. Intanto spieghiamo cos'è l'MBTI mentre Anna fa questa cosa. L'MBTI è il test delle 16 personalità, che so che qualcuno lo conosce in Italia. In Corea in realtà lo fanno tutti perché è il metodo che si usa per capire la vera personalità di una persona senza andare poi a conviverci, farci, cioè uscirci insieme, che palle, fare tutte quelle cose tipo parlarsi a vicenda. Quando puoi sapere l'MBTI e sapere già che tipo di personalità è e sapere se si combacia, no? In Italia questa cosa ancora non c'è, cioè nel senso, qualcuno fa il test, sì, però non è che è proprio così vitale per la relazione. Qui un po' di più, quindi oggi scopriremo, visto che io l'ho fatto, ma beh, forse 6 anni fa proprio non ho ricordi del mio risultato. Quindi Gio sa cos'è, quindi non c'è bisogno che lo fa. Sì, Basta anche capire, Min lo sa. basta capire se siamo. Sì, tu sei fidanzata grazie all'MBTI, Esatto, Anna. ragazzi. Infatti, Min era nel suo momento di esplorazione della vita, non lo so, praticamente si è in qualche modo ha scoperto l'MBTI e ha scoperto che l'ha fatto fare tipo a tutte le sue ex, a tutti i suoi amici. Ma tu ti immagini un tuo ex che ti contatta per chiederti scusa, ma che MBTI sei? Cioè, così proprio per scopi scientifici. E Tipo deve praticamente, fare ricerca statistica, scusa. sì, comunque si è proprio impegnato. E quindi da quel giorno ha capito qual era la personalità con cui si matchava meglio. E ha capito che c'erano proprio alcune personalità che proprio non ci azzeccavano niente con lui. Infatti, appunto, contattando le ex, magari quelle lì con cui è stato più tempo, avevano un MBTI che era un buon match, quelle che si sono visti per poco tempo, invece no. Tutto filava, tutto combaciava. Esatto, quindi, la prima cosa che mi ha fatto fare. Quando ci siamo incontrati, non proprio la prima, prima siamo andati a mangiare una pizza, dopo al caffè mi fa: ma non è che puoi fare questo test? Mi ha messo un'ansia perché si vedeva che il continuare di quella giornata dipendeva dall'esito di quel test. Avevo un'ansia addosso, cioè perché ti mette soggezione, no? Poi i Beh, sì, è coreani. lui lì che ti guarda tipo corvo, tipo. Esatto. Poi i coreani, cioè nel senso, alcuni sono tanto gentili, eccetera. Alcuni nemmeno tanto, magari ti vedono, non gli piaci e ti piantano lì e se ne vanno, cioè capitano anche queste situazioni qui. Immagini, esce il risultato. No, guarda, ciao. Mi stanno chiamando. Ciao. Esatto. Quindi, onde evitare certe cose, comunque mi ha fatto fare questo test. Per fortuna, a quanto pare, sono uscita con la personalità che proprio era perfect match secondo i suoi standard. Che poi non so se siano gli standard che ci saranno in quella chart. Quindi tu devi vedere in quella tabella, mo, perché magari ti ha fregato lui, te lo dico. Vabbè, comunque fatto Hai sta che. sprecato 2 anni della tua vita. Esatto, sì, esatto. Stiamo andando. Sì, no, no, buttati 2 anni proprio nel cesso. Comunque fatto sta che grazie a quel test siamo continuati ad uscire assieme. Oh, perfetto. Senti, Anna, tu come stai di pancia oggi? No, no, oggi sono ok. Ah, ok, meno male. No, Non vedrete Anna che scappa. no, 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 no. Cioè, L'altra volta è stata una guerriera, ragazzi. Un applauso per Anna che ha resistito alla un'ora diarrea. e passa un'ora e mezza davanti alla telecamera con la diarrea. Chissà dove l'ha fatta, ma va No, bene. no, no, no. Oggi dovrebbe essere tutto ok. Ok, allora, direi che intanto apriamo. Come abbiamo strutturato questa live, Anna? Tu che sei la Allora, Marco praticamente non sa qual è il suo MBTI, quindi faremo assieme il test. Scopriremo qual è. Io ho l'ansia di fare questo test. Se mo mi esce un risultato diverso, Min non. Sarai No.
È vero perché sei cambiata in questi 2 anni, tu sei una persona diversa, io ti conosco da quando c'hai, capito, 20 anni, Anna, tu ora sei una persona diversa, io te lo dico. Eh no, appunto, qui. Ma infatti l'MBTI può cambiare col tempo perché alla fine, cioè nel senso, ognuno si evolve in base ai traumi della vita, giusto? Che Sono i bello. traumi della vita che definiscono il nostro carattere, non lo so. E tu, Anna, di traumi in questi ultimi anni ne hai avuti, direi. Eh sì, quindi potrebbe essere cambiato. Direi di sì. Beh, se è cambiato è colpa di Min, perché negli ultimi 2 anni è la convivenza con lui, quindi può essere la convivenza con lui che l'ha cambiato. Beh, la convivenza con lui hai cambiato il modo di vivere completamente, Anna, perché sei passata Esatto. da essere una persona che lavora in azienda a essere una freelance. Cioè, nel senso, Esatto. hai avuto tanti cambiamenti in questi ultimi anni, quindi secondo me ci sta che cambi. Il problema è che non so se Minty molla. E inoltre poi faremo un sondaggio per capire qual è l'MBTI più comune. Cioè, l'MBTI delle persone che ci seguono, ma ti immagini se hanno tipo un MBTI comune? Sarebbe una Può storia. essere, sì, ci sta. Sì, perché comunque Interessi. chi si sfrizzica si simila, cioè, capito? Quindi magari hanno un MBTI simile al nostro, dici? Ma O io se il mio e il tuo nostro, penso uno siano con. tipo gli opposti. Ma magari compatibile, capito? Ah, può essere, sì. Che Ok, cioè, nel senso. però vedendo quelli che stanno scrivendo in chat sembra che siano tutti abbastanza diversi. Dici? Non lo so, facciamo questa cosa statistica dopo, incredibile. Dai, Esatto. Prima domanda, dimmi anche le tue risposte, che così poi le segno anche in... difficile che io te lo dico. Ah, ti devo dire quanti pallini verdi o quanti Vabbè, pallini viola? tanto tu lo vedi qua, no? Sì, però visto che lo sto facendo anche io, sì, è un po' difficile. Vabbè, Ok. verde piccolo, verde medio, verde grande. Ok, Oppure neutro. va bene. Però Intanto. anche tu dovresti farlo, secondo me, perché tu magari sei cambiata in No, no, questi lo anni. faccio, lo faccio. Ho due schede aperte. Va bene, va bene. Allora, Trovi trovi difficile difficile presentarsi alle presentarti ad altre persone? persone. Io, a meno che non sia il presidente della Repubblica, tra l'altro è già successo, direi pallino viola medio. Perfetto, l'opposto mio. Io sono assolutamente sì, io ho l'ansia. Sì. Sì, non, sì, abbastanza. Io Ma insomma, presentarti nel senso che devi. non No, so mai cosa dire, cioè tipo una cosa che mi traumatizza è tipo quando a scuola ti dicono fai la tua presentazione, presentati, io non so mai che cazzo dire. Cioè, è proprio una delle cose che io odio di più nella vita. no, devi presentare te stesso, non è che devi presentare qualcun altro, saprai di. È Cioè, più chi semplice, sei per... tu? senti, per me è più semplice presentare qualcun altro che presentare me stessa, ok? Ok, Vedi, andiamo avanti. anche io come Anna sono come te. Oh, grazie, grazie, per favore. Allora, cioè, io non lo so, andiamo avanti. Anna, che se litighiamo ogni frase non so se lo finiamo. Vero. Spesso sei così sovrappensiero da ignorare o dimenticare l'ambiente circostante. No, questo sì. Io direi a prova medio verde. Ok, io proprio mi perdo, cioè a volte c'è Min che parla e io sono proprio tipo tra le fate e gli arcobaleni nei pensieri, quindi... No, non sei tra le fate, tu sei emo, non sei tra le No, fate dei pensieri. hai ragione, sto pensando al Alle lavoro di fiamme solito. dell'inferno. Esatto. Cerchi di rispondere alle mail il prima possibile e non sopporti che la cartella di posta in arrivo sia disordinata, cazzo, questo è proprio complicato. No, io lo so, disapprova grandissimo, cioè disapprova viola il più grande che c'è. Ragazzi, cioè io aspetta che vi faccio vedere la quantità di email a cui non ho risposto, vediamo se esce qua fuori. Sono a, non so se leggete, come ce la faccio? 4.951 mail. Allora, cioè, io odio avere le mail incasinate e odio rispondere in ritardo, quindi cerco sempre di rispondere il prima possibile. Però allo stesso tempo mi dimentico. Devo mettere una cosa media. Perché è proprio una cosa che non sopporto, tipo rispondere in ritardo. Sì, no, ma secondo me questa è una di quelle cose, tipo io mi ricordo una volta che c'era Marcello Ascani, quando era venuto in Corea, che mi raccontava che lui odiava avere le notifiche su Instagram, quindi lui apriva tutti i messaggi anche se non li leggeva perché doveva avere tutti i pallini che sparivano e io proprio sta cosa non ce l'ho, No, quello capito? no. Beh, no, in realtà un po' sì. Un po' Proprio. sì, un po' sì.
Su Instagram sì, cioè magari non riesco a rispondere a tutti, però per leggerli leggo tutti. Cioè Ma anche se ci io. perdo un'ora, però mi dà... Cioè, Io no, leggo le mail, vedo, cerco di capire quali sono quelle importanti e rispondo, però poi se mi rispondono back, non è detto che risponda subito, capito? Ah, Cioè, ok. sono una brutta persona, no, non sono, magari sì, sono una brutta persona. Vabbè, andiamo Andiamo avanti. avanti. Ti è facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione? Allora, Io abbastanza. tu sì, Anna, rispondo io per te, Anna. Tu sì. No, disapprova, disapprova, Medio. disapprova medio, sì. Di Ok. solito non inizi le conversazioni, disapprovo viola grande. Proprio già te lo dico senza neanche pensarci. Ovviamente io il contrario. Io e te siamo proprio agli opposti. I tuoi sono tutti viola e i miei sono tutti verdi. No, ragazzi, io non ho scelta. Se non incomincio io le conversazioni, non mi parla nessuno tra i miei amici. Quindi ho l'esigenza di incominciare io. Cioè, con lo short guy sono sempre io che incomincio le conversazioni. Anna, dimmi una volta che mi chiami prima tu. Cioè, sono il 90% io, siamo d'accordo? Ma cioè, allora dipende, se è con qualcuno che conosco bene, non è un problema iniziarla per me, però io sono una di quelle amiche che proprio non ce la fa, cioè fa proprio schifo a mantenere i contatti. Ok? Cioè nel senso, magari ti penso spesso, però capito, fare quel passo e mandarti un messaggio, poi lo dico, eh sì, lo faccio dopo e poi non lo faccio. Però non è che non ci tengo alle persone, è che proprio non mi scordo. Vedi? Cioè, io do più importanza invece a queste cose che alle mail di lavoro. Per me è il contrario. Anna, tu prioritizzi i soldi agli amici? Ma io non lo so veramente. Solo sui Ok. soldi posso uscire con gli amici. Raramente fai qualcosa solo per pura curiosità? Devo fare disapprova grandissimo. Chi si Anch'io. ricorda io che stavo per essere pisciato dal pavimento anche solo per curiosità? Chi l'ha vista quella live? Vabbè, quindi No, solo. anch'io, Direi assolutamente che disapprovo. io ho Ma fatto poi io qualcosa. sono veramente troppo curiosa, cioè qualsiasi cosa la devo cercare su Google, cioè qualsiasi minima cazzata devo cercarla su Google, quindi no. Ok, andiamo avanti. Allora, questa domanda, ragazzi, questa è proprio difficile per me da rispondere. Allora, ti senti superiore alle altre persone? È assolutamente disapprova, ma non è vero, perché se invece io incontro gente tipo, che cacchio ne so, mi arrivano dei commenti stupidi, io mi sento superiore a quella persona. Io a volte, cioè, nel senso, non mi sento superiore come persona, no. A livello artistico potrei, cioè, nel senso che se io vedo un altro YouTuber, ok, io faccio lo stesso lavoro, oppure un ballerino quando facevo il ballerino, se, cioè, nel senso è normale che ti confronti, ma a livello di persona, no. Quindi cosa devo dire? Mettiamo neutro, non lo so, io ho messo no perché io mi sento inferiore a prescindere, sia nel lavoro che, cioè io ho sempre i complessi nella vita. Per te essere organizzati è più facile dell'essere flessibili. Cacchio. No, 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 no. No. No, tu Anna sei molto organizzata, però sei anche molto flessibile. Cioè, capito, io devo essere entrambe. Cioè, nella mia Io flessibilità poi mi non posso essere organizzo. tra la macchina, Anna. Cosa? Una macchina da guerra. Sì. Cosa No, sono? per esempio, Short Guy è uno che è estremamente organizzato, cioè se non gli dici l'appuntamento 3 giorni prima almeno è un no a priori. Io invece sono uno che se me lo chiedi la mattina per il primo pomeriggio, se riesco, ti posso dire di sì, capito? Quindi per me è molto importante essere flessibili. Chiaramente nel lavoro serve anche essere organizzati, se no va tutto a bottane. Quindi io rimango neutro qua. Neutro, vero? Non so se metterlo neutro, cioè perché io sono super flessibile, nel senso, cioè se i miei amici dicono che vogliono fare qualcosa, a me va bene sempre tutto, cioè nel senso non è che... Però, vabbè, mettiamo questo qua così leggero. Di solito è un'elevata motivazione e molta energia. Io sembro proprio emo da questo sondaggio comunque. Anna, sembri. La motivazione ce l'ho, l'energia non tanto.
Perché utilizzo tutta la mia energia nei video e nelle live, capito? Sono super energetica, poi la finisco, devo ricaricarmi. Vabbè, Marco, assolutamente sì. Io Sì, dai. approva gigante, Marco. Grazie, vabbè, esponi. Beh, cacchio, sarebbe bello tipo rispondere noi, cioè l'uno per l'altro. Vero? Per te vincere un dibattito è meno importante del fare in modo che nessuno si arrabbi. Eh no, Questo mi Marco, spiace. assolutamente, guarda, cioè veramente. Cioè, proprio. Allora, non proprio disapprova grande Viola, però medio sì, medio dai. Ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri. Gigante Gigante. verde anche io quello, no, io sempre, infatti tantissime volte mi scrivono su Instagram, ma perché ti stai giustificando Marco, ma che te ne frega? Io invece mi sento che se uno mi giudica mi devo giustificare, non lo so, approvo, approvo. Ragazzi, lo stiamo Cioè, facendo. vorrei cambiare questo lato di me, vorrei cambiarlo sì, ma per il momento mi sento che devo giustificarmi. Vi ho rimandato il link in chat, qualcuno lo stava chiedendo. Ok. Allora, la tua casa e il tuo ambiente di lavoro sono piuttosto ordinati. Cioè, Ah, sì. io metto medio perché insomma dipende. Cioè, allora, fosse solo per me, sì, però con tre cani in casa, praticamente, è un po' complicato. A me, allora, io una volta ero di un disordine incredibile. Da quando lavoro da casa e soprattutto da quando ho una casa che mi piace tenerla in ordine e mi dà anche fastidio, cioè proprio psicologicamente avere la casa in disordine non mi fa concentrare su quello che devo fare. Quindi Sì, pure comunque ci sono dei momenti in cui è in disordine, perché a prova grande verde, secondo me è rossella, io faccio medio. io. Medio, A ok. prova verde medio. Successivo. Successivo. Successivo, ok. Aspetta, è questo qui? Madonna mia, allora, è questa complessa. Eh no, tu Anna ridi, ma è complessa. Ma cosa complessa, Marco? Non c'è assolutamente niente di complesso. Ma No, guarda, ma guarda. tu non sei empatica, tu non mi Ma conosci. Eh guarda. no, tu non mi conosci bene. Perché a me piace essere al centro dell'attenzione quando devo, sì. Quindi, esempio, che ne so, mi va bene un video YouTube, è un lavoro che ho fatto io, sta andando bene, sono orgoglioso, mi piace. Piuttosto che sono invitato a un, che cacchio ne so, un evento e devo fare il presentatore e lo faccio bene e mi piace, yes, sì. Ma essere al centro dell'attenzione, tipo ai compleanni. Che ne so, oppure che ne so, sono per strada e mi riconosce qualcuno e si crea un po' la folla così. No, cioè, quando se sono al centro dell'attenzione per delle situazioni non collegate a una cosa che devo fare, in realtà no. È chiaro quello che voglio dire? Aspetta, è chiaro? No, in realtà non molto. No, è chiaro questa cosa. Però no, dicono io come Marco, quindi vuol dire che c'è qualcuno che sta comprendendo. Ok, cioè, tipo, oppure, che ne so, devo fare un. Adesso, esempio, devo fare da testimone al matrimonio di una mia amica, ok? Io ora, cioè, se dovessi fare un discorso, io non lo. Cioè, veramente non voglio farlo, io ho una vergogna, cioè. Qualcuno ha spiegato perfettamente. Brino21 dice: ti piace essere al centro delle attenzioni quando sai di essere capace di fare quelle cose. Esatto, forse sì. Ma anche, non lo so, perché se mi dici, mettiti per strada a ballare così in Duomo, cioè no, ho capito. Comunque, vabbè, allora mettiamo non questa gigante, ma una un po' più piccolina. Ti consideri una persona più pratica che creativa? No. Pratica, io direi proprio di no. Ma anche a Però neanche. me. Esatto, cioè pallino viola medio. Cioè, io sono pratica nella mia creatività. Ma che vuol dire? Scusate, ma che domande? Che paragoni sono? Uno non può essere creativo e pratico allo stesso tempo. No. Beh, di pratico in questa scrivania in realtà non c'è niente. È molto creativa la mia scrivania in questo momento. Ci sono 350.000 cavi, per riuscire a collegare qualsiasi cosa. Quindi forse. Non so se i cavi facciano parte della creatività, però. Certo, è perché ho trovato dei modi molto creativi per riuscire a collegare tutte queste cose.
Ok. Allora, raramente le persone ti fanno arrabbiare. Qui siamo proprio due opposti, Anna. Allora, A me non me ne frega niente, boh, cioè. Addirittura, tu sei una prova verde grande. ok. Sì. Io, mo, no, mi dispiace. Io qua, no, devo fare il grande viola, mi dispiace. Cioè, è vero che mi urtano e poi dopo 5 minuti mi passa, però conta il fatto che mi urtano, cioè, Direi no. di sì. Non sono uno che si tiene l'arrabbiatura assolutamente, però che cacchio ne so, no, cioè dire che non mi arrabbio mai, no, 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 sì, vabbè, vai, andiamo avanti. Disapprova gigante. Veramente, i nostri sono totalmente agli opposti. Adoro questa Questo qua cosa. no, secondo me, però, questo qua siamo simili. I tuoi piani di viaggio sono ben pensati. Sì. No, Qui siamo simili perché non sono ben pensati nei miei nei tuoi, cioè andiamo. cosa? No, 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 no. Io, i miei sono ben pensati. Ah, ok, Cioè, no, scusami. no, io mi ho la lista, cioè io ho Notion, ok? Su Notion mi faccio tutta la lista degli hotel con i numeri di telefono, con i ristoranti dove voglio andare in modo che non li perdo. Ma non Sto. lo fai quando andiamo in vacanza insieme noi, però, scusami, quando andiamo in vacanza è sempre un po' la Ma festa del. perché? Perché? Quello perché? Perché Ok. sono con altre persone che tipo te, Rossella, che volete, avete voi le vostre cose che volete fare, quindi non mi voglio imporre. Quindi non so, quando vai in vacanza con Gio, eccetera, non avete un plan. Ok. No. Cioè, molto, molto, molto. Generale. Allora, spesso trovi difficile capire i sentimenti degli altri. Io Ok, io proprio, cioè. no, io sono abbastanza empatico. Disapprova, sì. Ok, il tuo umore può cambiare rapidamente, cacchio. Questa è proprio complicata. L'umore può cambiare rapidamente? Sì, io direi di sì. Già, verde medio. Il tuo verde medio. Il mio no, non ho la minima idea, metto in mezzo. Non lo so. Una discussione, la verità dovrebbe essere imparata nel film. Vero. Assolutamente. Io approvo. Ti Anch'io. preoccupi raramente di come le tue azioni abbiano un effetto sugli altri? No, no, disapprovo tantissimo. Allora, ti preoccupi raramente. No, io mi preoccupo. Fa sempre così complicato, mettiamo medio. Cioè, in realtà, tipo, per mandare un messaggio ci penso 350.000 volte perché ho paura che possano fraintendere. Quindi il tuo stile lavorativo si avvicina maggiormente a picchi di energia casuali che un approccio metodico organizzato. Benissimo, vero, vero a verde gigante. No, 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 giusto, no, io no, vero. Tu cosa Anna, dici? qui c'è gente che 5 anni fa era INFJ, che non so cosa sia, ma ora è NJT, quindi è cambiata. Anna, si Ah, cambia è questo. cambiata parecchio anche, cioè è proprio cambiata, però Ah, la io N non. è rimasta uguale. Beh, ragazzi, col tempo si può cambiare, ci sta, ci sta. Sei spesso invidioso degli altri. Spesso mi dico altri. Io sì. Anna. Io sono invidiosa, che devo fare? Non, ragazzi, sono invidiosa. È perché io mi sento sempre inferiore, quindi sono invidiosa, capito? Io qua devo stare neutro perché spesso no, capita qualche volta, che credo a tutti, però Neutro. aspetta, è un po' difficile, perché questo è difficile, cioè bisogna pensarci un po', capito? Cioè, porca, è proprio difficile sto test, indeciso, sì, perché cioè io non è che se vedo tipo altri YouTuber, per esempio, solo perché è il mio lavoro, che hanno più iscritti, che hanno più soldi, sono invidioso, no, capito, non mi interessa, sono invidioso per cose più a caso, un po' più stupide, ma raramente. E quindi In neutro.
Ok. Un libro o un videogioco interessante è spesso meglio di un evento sociale? No, disapprova. Però a me non piacciono né i video né i videogiochi né i libri. Però nemmeno gli eventi sociali. Vabbè, lo metto in mezzo. Se fosse stato net, se facciamo finta che ci fosse Netflix all'interno qui. Tu disapprova. Io preferisco quasi sempre uscire. Quasi sempre uscire. Quando ero più piccolo, Però ho no. capito, uscire è un evento sociale è molto diverso. Io posso uscire con i miei amici, cioè qualche amico, ok, per un evento sociale con gente che devi conoscere, gente nuova. Scusa un secondo. Allora, un evento sociale è anche uscire con gli amici? No, chat, ragazzi in chat. Non so, per me è un evento sociale. Non lo so. Sì, no, vedi, credo di sì. No, sì. Sì, cioè un evento sociale, cioè sociale nella società, cioè, nel senso. Vabbè, io comunque resto della mia. No, allora, uscire con gli amici è un evento sociale, tutti stanno dicendo di sì, Anna, quindi conta. Comunque no, dici, cioè comunque preferisci Netflix? Io preferisco Netflix, sì. A volte mi capita tipo no, che sbatti uscire, no, Netflix. No, 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 A no. meno Ok. che non sia che devo andare a fare shooting. Per lavoro, sì. Esatto. Anna si deve prenotare per lavoro. Esatto. Quindi tu disapprova grande? Io disapprovo, no, disapprovo medio grande, perché comunque può esserci che, capito, non c'ho voglia un giorno, voglio dire. Ok. Poi, essere in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto. Io sono d'accordo. No, perché comunque durante il progetto puoi cambiare idea, cioè, cosa intendono? Ah, sviluppare un piano e rispettarlo. Non lo so, io stavo pensando alle scadenze. Ah, no, quello come io lo sto leggendo è che tu ti predisponi di fare questo, questo e questo e fai esattamente come hai fatto, no? Scusate, voi come... La leggete questa domanda come Anna, cioè solamente la scadenza oppure È proprio complicato questo test, non sono credo chiare queste. come Marco, esatto, Come sì, no, Anna, come te, come come Marco. Marco che sembra un pochino Ok. più come me, quindi c'è, cioè, nel Tipo senso, una checklist. esatto, io quindi no, nel senso che io mi faccio un piano, poi vado un po' con il flow, ok? No, io devo. Cioè, se ho una checklist, devo seguire la checklist. Cioè, nel Ah, vedi. senso. Ok, niente, allora vedi, è giusto, ma siamo Essere in grado di diversi come al sviluppare solito. un piano e rispettarlo. Disapprova No, medio. però scusami, essere in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto, perché se tu non hai un piano, come fai a fare un qualsiasi progetto? Vai a caso? Vabbè, ok, comunque, non devo convincerti a cambiare risposta. Scusa, cos'è che è? No, disapprova media, hai detto. Sì. Ok, io che cerco di convertire Marco. No, vedi, qua dicono, cioè, penso che la domanda valuti se sei inflessibile nei piani, perché rispettare le scadenze è più avanti. Cioè, vuol dire essere flessibili nei piani, però tu forse sei un po' meno flessibile No, nei io piani. sono flessibile, però non posso più tornare indietro, quindi vabbè. Perfetto. Non importa. Raramente ti lascio trasportare da fantasie e idee. Disapprova grande, Anch'io. gigante. Vabbè, decisamente, questo siamo uguali. Ti perdi spesso nei tuoi pensieri quando cammini nella natura. Vabbè, ma è normale, se cammini nella natura, chi è che non si perde nei Ma sensi? io anche se cammino in casa nel percorso cucina e bagno, a volte mi trovo, a volte mi fermo. Ti ricordi a volte che facciamo i video assieme e io mi blocco così? Ah, sì, no, è vero, sì. Sto dicendo una cosa, poi mi blocco, poi inizio a pensare e poi ritorno in me stessa, quindi. Bello. Se qualcuno non risponde alla tua email in modo rapido, inizia a Aspetta, qual è preoccuparti. il tuo? Anche tu approva grande. Proprio grande, sì. Se Ok. qualcuno non risponde alla tua email in modo rapido, inizia a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. Approvo grandissimo, anche se non è giusto, però. Anch'io, Approvo, anch'io. no, grandissimo no. Approvo Medio. medio, sì, medio. No, anch'io, sì, se qualcuno. Infatti io ho il mail tracker.
C'è il coso su Google per guardare chi ha letto le mail, quante volte le hanno lette. Sono lì ogni 3 secondi a controllare se l'hanno letto o non l'hanno letto. Allora forse è grande, tu non lo Eh so. no, io è enorme, infatti. Ok. Se ci fosse stato... Ok. Allora, come genitore preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? Cioè, assolutamente sì, però un bambino intelligente non è anche gentile e quello fa parte della sua intelligenza, essere gentile. Cioè, non lo so, forse mi sto facendo troppe pippe mentali. Vero, Una persona intelligente nella vabbè, lo mia testa è preferisci anche gentile. gentile ma scemo o stronzo o Ah, intelligente? certo, gentile ma scemo, ma tutta la vita, cioè, come nel senso, Mettiamo un anche medio, dai. Perfetto. un po' come me, voglio dire, sono gentile ma un idiota. Non lasci che le altre persone influenzino le tue azioni. Ah, no, 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 disapprova metà, Qua. medio viola, Medio medio. viola, ok. Tenete conto che io anche per esempio, per farvi un esempio scemo, che chiaramente mi si applica nella vita, però qualsiasi cosa di lavoro io faccio fare il double check a tutti, anche ad Anna. Questo va bene, questo ti piace, lo vedi, ma secondo te com'è? Ah, chiedo l'ok a 20 persone, se 20 persone danno l'ok, allora ok, se no se me la cambiano io cambio in base a quello che dicono gli altri. I tuoi sogni tendono a incentrarsi sul mondo reale e i suoi avvenimenti. Ah, sì. Non mi ricordo i miei sogni, cioè tipo quella volta che ho sognato che Fedez partoriva gattini. Mi sa che forse dobbiamo andare su disapprova. Eh Secondo me sì. Disapprova, però leggero, sì, leggero disapprova. medio. Perché capita esatto le cose. No, leggero, Ah, piccolino. piccolino. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte alle attività sociali nel tuo nuovo posto di lavoro? Sì, io approvo massimo qua. Cioè io provo 0-0, io scappavo, anche all'università scappavo dalle attività sociali. Hai più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore? Assolutamente sì, Hai lo assolutamente. spirito... Oh, con calma, fammi capire la domanda. Hai più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore? Io no. Tu sì. Io approvo verde grande, sì. Ok. Le tue emozioni ti controllano più di quanto tu controlli loro? No, 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 no. No. Dipende se prendo gli ansiolitici o no. Comunque, Quindi direi che le emozioni ti controllano. oppure quando faccio gli esercizi, vi ricordate che vi dico che faccio gli esercizi sul quaderno che scrivo? Cioè, nel senso, riesco a controllarle, però chiaramente non facilmente, cioè devo fare i miei esercizi. O, Vabbè, ci cioè, stai lavorando, però... quindi direi sì, approvo massimo. Ciao. Ok, andiamo bene. Ti piacciono gli eventi sociali in cui ci si deve mascherare o sono previste attività come giochi di ruolo? Oddio, ragazzi, io non mi sono mai, mai, mai mascherato per una festa di Halloween in vita mia. Carnevale non mi piace, Halloween non mi piace. Io mai, odio, odio. E non so perché devo aver avuto qualche trauma da bambino. Io Comunque, invece il contrario, prova massimo. no. Io disapprovo massimo. Anna, siamo un Non hai mai trio. No. fatto cosplay? Vedi. Cosplay lo farei forse, ma qui si parla di feste in maschera. Vabbè, ma cosa... No, ho anche giochi di ruolo, cioè nel senso... Ma non l'ho mai fatto, quindi cioè, per il momento disapprovo il massimo, No, poi no, vediamo. a me piace, a me piace. Spesso trascorri del tempo a esplorare idee irrealistiche e inattuabili, ma affascinanti, approvo massimo. Cosa è successo? Che da che prima eravamo un po' indecisi, ora sono tutti massimi in È questa. vero, le domande sono diventate più semplici, forse, o un attimino più facili da capire. Preferisci improvvisare piuttosto che elaborare un piano dettagliato? Verde minimo, verde piccolo. Io vado un attimo qua, perché, cioè, nel senso, il fatto è che vorrei avere un piano dettagliato, ma la maggior parte delle volte devo improvvisare, quindi... Una persona relativamente calma e riservata, abbiamo capito che no, cioè che non vuol dire essere una brutta persona, Aspetta, però aspetta, sei andato alla pagina dopo. Oh, con calma, un attimo. Sei
Sono una persona relativamente calma e riservata, io abbastanza, giusto? Tu sì, Anna. E tu? Io no, riservata no, cioè ogni cosa che mi accade la metto nelle storie. Ok, vabbè, quello sì, però. Vabbè. Calma neanche, No, cioè tu nel... no, calma. Vabbè, mettiamo di disapprova grande. Sì. Se avessi una tua azienda, troveresti molto difficile licenziare dei dipendenti leali ma poco produttivi. Madonna, io sì, un sacco. Io non ce la farei. Spesso rifletti sulle le ragioni dell'esistenza umana, ma do io sempre, tutti i giorni. Mi faccio le domande più strane possibili e immaginabili. Mi inizio a pensare alle teorie sulla vita, sulla morte, io sempre. Io spesso no, però io verde piccolo. Verde piccolo. No, io infatti, tipo, tutti i documentari che mi guardo su Netflix sono relativi all'esistenza umana, perché siamo qui, non so, queste cose un po' paranormali, non lo so. Ok, quando si tratta di prendere decisioni importanti, la logica è di solito più importante dei sentimenti. In linea teorica, sì. No, in linea pratica, no. Io mi metto in mezzo, non so rispondere a questo. Io disapprovo di uno. Ok. Mantenere aperte diverse opzioni è più importante che avere un elenco di cose da fare. Io sì. Sì. Beh, l'elenco di cose sono le mie varie opzioni. Dai, io medio verde. Medio verde. Oh, ma che succede? Siamo simili, Marco. Che sta succedendo? Su 250 domande, cioè non è che No, ma siamo. ultimamente. Cioè. No, questa qua già no, secondo me. Se un tuo amico è triste per qualcosa, è più probabile che tu gli offra supporto emotivo piuttosto che suggerirgli dei modi per affrontare il problema. Io zero. No, io, cioè, io devo. È questo il mio modo per. Cioè, nel senso, se tu sei triste, io cerco di risolverti il problema in modo che tu non sia più triste. Ah, però anche io, no, scherzavo perché anch'io sono così. Io sono proprio quell'amico che ti consola perché non è che dico sei una stronza, cioè se stai male dico sei una stronza, però ti dico guarda che forse è per questo, quindi forse potresti fare questo, cioè anche io sono così molto in realtà, più che... quindi no, in Però realtà... supporto emotivo, tipo, oh dai, ci vediamo, prendiamo un caffè assieme, penso sia, intendano quello. Non lo so. Che cos'è il supporto emotivo? Io non so. Tipo, cioè, nel senso, capito, dirgli dai, sei forte, dai, ce la fai, Ah capito? no, dai, sei una brava persona, ma dai, tranquilla, andrà tutto bene Esatto. così. Esatto. No, io devo dargli solo soluzioni. No, io solo soluzioni no. Vabbè, meglio. Però Quindi. che supporto emotivo faccio? Cioè, capito, faccio entrambe le cose, nel senso faccio prima supporto emotivo, però non è che... Non do le colpe, cioè io dico però, però anche tu c'hai questa colpa, nonostante magari sia appena successa quella cosa, capito? Quindi è un po' difficile questa. Io qua mi mantengo sul neutro, andiamo avanti. Supporto emotivo nel senso di ascoltare più che parlare, dicono. È neutro, neutro. Neutro, ok. Uè, 70%, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la facciamo, ragazzi, ce la stiamo facendo. Abbiamo messo il turbo, ve lo dico. Raramente ti senti una Secondo me persona insicura. il supporto emotivo è consolare, ascoltare senza dare soluzioni, consigli. Sì, anche secondo me, io la vedo più come Aurora. Ok, raramente ti senti una persona insicura. Io disapprovo. Io approvo con il pallino verde piccolo, però. Ok. Non hai difficoltà a elaborare uno Cadenziario scadenziario. personale e a rispettarlo. Non hai difficoltà? Direi che no. Cioè, ho difficoltà in tutto io. Io metto Quindi... abbastanza. Cioè, dipende perché ci sono. Cioè, dipende ovviamente anche dal tipo di lavoro che fai. Cioè, nel nostro caso molto spesso è difficile rispettarlo perché non dipende da noi. Quindi. Vabbè, quello sì. No, infatti devi sempre aspettare. Cioè, nel senso, anche oggi io ho fatto cose che non lo sapevo che ieri dovevo farle, capito? Vabbè, Quindi... metto leggermente disapprova. Ah, Io metto medio viola. medio e viola, ok.
Allora. Quando si tratta di un lavoro di gruppo, avere ragione è più importante che essere collaborativi. Questo è difficile, questo è molto difficile. Io sono molto testarda su queste cose. Nei progetti di gruppo sono, cioè per assurdo, nei progetti di gruppo sono quella che dice, ok, se non avete voglia di farlo, faccio tutto io. Basta che lo facciamo bene. Cioè mi è capitato un sacco di volte all'università anche tipo dovevo fare un documentario, no? Non so se ti ricordi che ho fatto il documentario sul rooftoping. Dovevamo fare questo documentario filmato, eravamo in 5, ok? E tutti, no, ma io oggi devo fare questa cosa, io oggi devo fare quest'altra cosa. Avevamo un mese per fare un documentario, quindi vuol dire che almeno 2 o 3 volte a settimana dovevi riuscire a fare. Ho detto, sentite, faccio tutto io da sola, meglio così, meglio da sola che mal accompagnata, quindi. No, io no, io no, io Io mi no, metto così, beh. Tu no. Medio no. io voglio avere ragione, però dipende, cioè nel senso, in realtà dipende moltissimo cioè comunque il lavoro deve andare avanti e si deve comunque dividere il lavoro. No, io sono una di quelle che devo fare tutto da sola, quindi. Quindi metto disapprova medio. Disapprova medio, sì. Ok. Ritieni che le opinioni di tutti debbano essere rispettate indipendentemente dal fatto che siano o meno No, supportate dal fatto? Non credo proprio. disapprova grande. Ah, scusa, grande. Ok. Ah, senti che i tuoi livelli di energia sono maggiori dopo aver trascorso il tempo con un gruppo di persone. Io mi sento prosciugata. Approva grande io invece, Io. approvo. Vedi, Marco, perché tu assorbi tutte le mie energie quando siamo È colpa assieme. mia, Anna, io Eh assorbo le sì, tu assorbi energie. le mie energie e poi rimango a casa e sono morta. Cioè, non posso. Cioè, proprio. Non dovete parlarmi. No? Ho già parlato abbastanza per un mese. Sono un dissennatore. Eh sì, assorbi la mia voglia di vivere. Perdi spesso le Io cose. un sacco. Tu Ma hai un 350.000 verde volte. gigante. Io una volta molto più spesso in realtà. Mi sono un po' ripreso ultimamente, però verde piccolo. Come verde piccolo. Verde piccolo, cioè capita che perdo le cose, Ah, sì. ok. Tu grande però. Io enorme. No, se no sei falsa, Non è ok. enorme, l'ho messo. Ti considero una persona molto stabile emotivamente. Io abbastanza. Medio. Ah, no. Tu no. No, 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 no. Disapprova medio, grande, medio. Medio. Ok. La tua mente è sempre piena di idee e progetti inesplorati. Sempre, magari. Cioè, Io sì. sì, medio. Sì, meglio anche io. Cioè, dipende. Cioè, a volte c'è il momento in cui c'è il vuoto nella mia mente. Che non so cosa devo Non fare della mia vita. ti definiresti una persona sognatrice, cioè io che sono venuto in Corea per fare il cantante idol in una K-pop band, cioè una Vero. disapprova gigante. Ok, siamo entrambi di disapprova gigante. Di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone. Madonna, io che ansia di vivere. No, proprio davanti alle persone non ce la posso fare. Eh no, quello anche io però, Anna, mi dispiace, quindi a prova grande anche io lì. Ok. Cioè, anche se adesso, scusa, stiamo parlando davanti a tante persone. Ma non sono davanti a noi. Giusto, ok. È diverso. Se fossero tutte davanti a noi, probabilmente avrei l'ansia di vivere e inizierei a tremare. Voi siete virtuali in questo momento, non vi vedo, non sento il No, vostro calore. io sto cambiando, perché anche quando faccio gli eventi oppure i concerti, in realtà c'è tanta gente, però io sono. Però sai, secondo me quello lì è un po' diverso, perché lì è per lavoro, sai che sono tutte persone venute per te, quindi Ok, va bene, è sì, già no. un po' più. Madonna, ti ricordi quando dovevo fare la traduzione all'ambasciatore Esatto, è la stessa cosa che. per il matrimonio del segretario? Esatto, quando sei davanti a persone che non ti conoscono e potrebbero anche giudicarti per quello che stai facendo, è l'ansia di vivere. Che ansia sto per avere, cioè io non so come sono, non sono arrivato a avere un infarto. Lo Ok. so, lo so. In linea di massima ti basi più sulla tua esperienza che sulla tua immaginazione. Beh, in linea di massima, no? Che ne so, è una domanda talmente generale, mi serve un esempio. Sì, io questa la lascio neutra perché non l'ho capita benissimo. Cioè, l'ho capita, ma non so come rispondere.
Ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri, pallino grande, no, pallino medio verde, perché dipende, cioè se uno mi dice insulti non mi interessa, se uno mi giudica perché faccio delle cose, mi giudica come persona, allora mi preoccupo, quindi direi verde medio. La stanza, se la stanza è piena, stai vicino ai muri evitando il centro. No, Io sì. no, no, disapprova tutto, io sto al centro. Cosa ridi, scusa? Mi mette l'ansia al muro. Ah, ti mette l'ansia al muro, ok. No, magari c'è un terremoto, devi stare vicino al... Devi stare Ma vicino ai muri se c'è il terremoto. magari c'è un terremoto, scusa. E quindi dove lo metti? Dov'è il tuo pallino, Marco? Disapprova Viola. Il test farà un Disapprova pezzo viola, che vuol dire, Marco? gigante viola. Ah, ok. Il test farà un casino con Marco, perché no? Cosa sto facendo? Io sto prendendo delle scelte Secondo me ci giuste. stiamo pensando un po' troppo, non lo Vero. so. Hai la tendenza a procrastinare fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare, fino a quando non c'è tempo per fare tutto? No. A procrastinare sì. Metto uno piccolino, io verde. Anche Ok. Provi molta ansia nel star sono zitto. interessanti a prova grande gigante, ciao. A prova gigante. Io piccolino. No, tu non sei così ansiosa quanto me, dai, Cioè, no? io sono ansiosa, però non lo do a vedere, capito? Sono molto ansiosa dentro, però non lo esterno. Cioè, sono poker face, no? Mettiamo. Però Però lo stress lo reggo bene, quindi è tua prova grande, no? Ok. ritieni che sia più gratificante essere apprezzati dagli altri piuttosto che essere potenti? Ma che paragoni sono? Cosa vuol dire, Ah, scusa? va bene, nel senso, tipo Putin è potente, però non è apprezzato. Ah, ma no, 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 no. Non lo so, Cioè, suppongo. no, no, Non lo so, cioè forse è un esempio un po' estremo. Non lo so. No, però è vero quello che dici. Cioè, potente nel senso che fai tanti soldi, magari però ti odiano tutti. Esatto. No, 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 io voglio essere apprezzato, cioè, preferisco essere apprezzato dagli altri. Cioè, io in primo. Vabbè, lasciamo stare, che sennò parliamo troppo. Dai, a prova grande, verde. No. Ah, cazzo, a prova grande verde. Io ho sbagliato, ho messo l'opposto. Ok. Hai sempre provato interesse per cose non convenzionali ambigue. E beh, il K-pop, cioè, quando eravamo giovani io ascoltavo tutta musica asiatica, guardavo tutti i cartoni che in teoria erano per femminucce, vabbè, quindi io direi a prova grande. Ok. Prendi spesso l'iniziativa nelle situazioni sociali? No. Tua però. Verde Verde medio. medio, ok. Dai che pian piano. Ha finito! Ah, è finito? Ragazzi, finito! Io sono. INTJ. INFP, ma sei INFP tu? INFPT. Ma INFP non è... Ah no. Min INTP. INFPT. Cosa vuol dire? Ragazzi, è una cosa bella o brutta? Siamo due opposti, Anna. Esatto. Allora, vogliamo vedere. Allora, lo guardo qui da prima dal tuo. Sei un attivista. Io Ok. sono un architetto. Sono architetto, Anna. Anna, ma infatti ti vuoi comprare il terreno per fare la casa tu? Non la vuoi già fatta? Pensaci. Comunque, io in realtà, cioè l'altra volta ero INFJ. Cacchio! Anna, sei Cioè, cambiata! ero una F. Quella T Anna, non ci dovrebbe essere. Quale sei cambiata? Chiamami immediatamente. secondo me ci ho pensato troppo. Comunque. Allora, vediamo quello di Marco. Sei 76% estroverso, 81% intuitivo, natura, focalizzato.
Beh, natura sei un po' medio. Sei focalizzato sulla ricerca, Marco, invece che sulla pianificazione. Sì, cose nuove, fare cose nuove. E sei molto prudente, più che determinato. Ma potrebbe stare, no, sì, ci sta in realtà. Io sono un po' in mezzo su tutto, in realtà. Cioè, non c'è niente di estremo. Ah, questo è proprio estremo. Piammina, ma ne so. Vabbè. Dai, INTJ Ya, nostro. dossi, uri 엄마랑 똑같은 타입이네. Sono diventata come sua madre! Ma Che come? bello! Sei diventata la madre di Pyongbin. Uri 엄마한테 It was my mom type. Sono diventata sua mamma. Va bene, ragazzi, capita. Nane, come Cazzo, che succede? Questo Min. Questo è più. È Marco. INFP, oh. Tu, cosa sei tu? Tu? No. Tu qua bue. INTP. TP. INTP. Io Rossella ta ah, non so. Ah, Rossella INFP, Lui no. è ENTP. Quindi avete la F. Ah, ma quindi. Vedi, Min, praticamente Min mi ha attaccato la sua T. It's your fault. You gave me your T. I was F. Because you're capo. Yeah, you gave me your T. No, I I didn't was do that. F. I Give didn't me do my that. F. F. Maybe Ah, I'm forse F. lui è diventato F e io sono diventata. Siete scambiati una Ti siamo lettera? scambiati una lettera? Può Ma essere. vediamo E se io e te stiamo bene insieme, ah, mazza, Anna. fuori salsa. Come? Cerca. Vediamo tipo la tabella per vedere se noi stiamo bene insieme. Io sono Rap Monster, ho vinto tutto. Ma Jungkook cos'è, ragazzi? Jungkook cos'è? Vediamo se io e Jungkook stiamo bene insieme intanto. Ma quante c'è? Ma perché in coreano? Ovviamente il sito viene fuori il sito in coreano anche se cerco in inglese. Vabbè, certo, perché i coreani sono quelli più Cioè, matti. allora. ISFP, ISFP, devi vedere se ENFPT sta bene La T con non c'è, aspetta, ENFP. ENFP Sì. sta bene con ISF. Qua si stanno confondendo, ragazzi. Aspetta. INFP dicono Jungkook. INFP. Sì. Dove cacchio sta? IN. Dov'è? INFP dov'è? Non c'è. INF. Ah, è il primo. Pff, che scema. Tu cos'eri? INFP tu? ENFP, sì. Sì, it's a good. You got a good chance, dice. Invece io. Ma Gio tipo? Ah, pure Gio No, non serve. lo so, per esempio. Intanto, ok, chiedo a Gio cos'è. Tu guarda me e te se siamo bene insieme, così quando torno lo so. Allora, io cos'ero? Mi sono scordata. Sì. INTJ. INTJ. Marco! Ma siamo un ideal match, siamo azzurri. Anna, ma perché siamo un po'. Anna, ma effettivamente noi non litighiamo mai, lavoriamo bene insieme, tutto c'è nel Ma senso. cioè, siamo un perfect match. Me Io sono d'accordo, and eh. Marco are perfect match. Sincera? Oh, Yes. congratulations. Thank you. Doc, MBTI Junior dopo così. Dove vuoi? MBTI? Gio sta andando a trovarlo, no? Perché per sapere, perché se non andiamo bene insieme, cioè nel Dovete senso. mollarvi? Meglio saperlo adesso. Ma tu e Mini invece adesso che tu hai questo INTJ, nuovo. infatti, dove sta? Min, what's yours? Wait, Ah, aspetta, sta rifacendo il please. test. I'm testing. Ah, Min sta rifacendo il test adesso. Sì, perché adesso si è autoconvinto che io ho preso. Cioè, lui si è preso la mia F e io ho preso la sua T. Va bene. Vabbè, intanto come se lui No. non fosse cambiato. INFP. Cos'è che è? Ok, let's go. Aspetta, come. Aspetta, Gio è INFP. E, E, N, I. I.
INFP. INFP. Ah, INFP, ma INFP è quello di Jungkook, di prima. Eh Ah, ma sono con Jungkook, quindi? E sì. quindi cos'è? Good match? Sì, good match. Ok, we are a good match. Yes, I know. He knows. Va bene. Marco and Gio, they are good match. What are you? Cucù. Dai, già pure qua. Ma che sono tutti squat. Ragazzi, stiamo per vedere il risultato. Sì, ma che cos'è, ragazzi? Ma l'hai già fatto, scusa? È uguale? No, Ma aia. scusa, ma come ha fatto a fare in 3 secondi? Scusami. Siamo noi che siamo un po' lenti, obiettivamente. Aspetta, fammi vedere. Lui cambia sempre tra ENTP e INFP, infatti è tipo INTP. 50%. Yogi Ushi, Projana, Di insomma, tre. pacchio. Che ne so, fammi vedere. ENTP. No, comunque Jungkook è War ISFP, and Gio Rockers. è INFP, Anna, per favore. Ah, Gio è INTP? INFP. INTP Gio? Gio è INFP, giusto? Però Jungkook è ISFP. Ah, ISFP. No, ma do aiuto. Eravate tipo il peggio match di tutta la storia, No, allora. Scusate. no, no, Jungkook, Aspetta, ma. Jungkook, grazie, mamma, già, non mi fa. Lo vedete meglio se lo metto in grande così, raga? Why they're crying? No, Ai mia mia. Sakama, allora, aspetta, noi siamo INTP. Dov'è INTP? INTP, uno di questi. E io INFJ. INTJ. Ah, You also INTJ. you INTJ. Oh, siamo un buon match, Min. Oh, Not bad. not bad anime. Good, good. No, Yalte. Yalte ne un INTD. wambioke. Comunque, allora io e Min, quando lui è introverso, cioè se c'è quell'1% che è introverso, allora siamo un good match. Se c'è quell'1% invece che è estroverso, siamo un ideal match. Io sono un pessimo match con Jungkook, quindi penso che la Direi di voglio. sì. Non penso che io debba andare avanti a fare, cioè basta. Cosa serve andare INTJ, io cosa sono? INTJ ero. avanti? Marco, Jungkook l'ho fatto un casino di volte e è uscito sempre diverso. La speranza è l'ultima a morire, sì! Grazie. NNF not good Secondo la sua compatible. teoria, quelli che hanno la N come seconda lettera e quelli che hanno la S non potranno mai stare bene assieme. Comunque la teoria dice che la E e la I, se sono opposte, è meglio. In modo, insomma, uno introverso e uno estroverso è meglio. La N, se uno è, cioè devono essere dello stesso tipo, se no ci si uccide. Ragazzi, scusate, ma vediamo, Gio gli è arrivato il libro di coreano. Ma cos'è? Uno studente sei? Hakse! Quando incontri Jungkook gli chiederai di fare il test e se Insieme. poi esatto, e poi se matchate allora Li sbadiglio avanti, davanti a Jungkook. magari cerca di non incontrarlo dopo le 11 di sera, visto che il tuo corpo finisce di tutta l'energia. Però è peggio ultimamente perché Gio si alza presto, si alza alle 7, no, anche prima volte per fare le lezioni online e quindi mi alzo con lui e quindi cioè, a volte andiamo a letto un po' tardi, quindi dormo pochino, quindi ho un po' più di scuse ultimamente. Vediamo che. Moderatori, direi che è meglio che finiamo qui la live prima che Marco si addormenti. Dai, non farmi sentire in colpa. Ah, ma può capitare, non sto mica dicendo che. Cioè, ci sta. Ah, gli ultimi. Ringraziamo Gio Papiro. No, Papi. Gio Parpio. Che si è sub per i 2 mesi. Vabbè, Gio Papiro, dai, è più carino. Io voglio tipo a un certo Disnero punto. l'avevamo ringraziata, sì.
Io tipo da tra qualche mese Grazie. voglio una compilation di Anna che sbaglia a leggere i nomi Vabbè, cioè, ve lo giuro, io ci sto provando, ok? Però Gio l'ho letto giusto, ok? Fino a pa. E poi, allora, vogliamo dire che se metti le lettere al contrario, se cambi solamente la piccola R, non è nemmeno papiro, però vabbè. Papi. No, papiro, sì, viene fuori papiro. A me fa ridere perché lo dici sorridente, gentile, E capito? per lo sbaglio, vabbè, però è questa la. Salutiamo, grazie, Sara stronza. Ma quella. Raga, allora, capita, capita. Mi viene in mente sempre quella stronza che mi viene Vabbè, è finito. è successo?